rispondi un po', Harry. Insomma, qual è il tuo problema? Passo la notte in bianco. E vatti a vedere i pornofilm. Ci ho provato, me lo stesso. Sì, sì, ma anche io. Va bene, d'accordo. D'accordo, l'ho scritto. E allora che fai la notte? Vado in giro fino al mattino in metropolitana. Allora ho pensato, se è così è meglio che mi faccia pagare. Che quartieri preferisci? South Bronx, Harlem? Per me non fa differenza. Lavori nelle feste ebraiche? Per me non fa differenza. Dai, fammi vedere la patente di guida. Non è qui, dica pure a me. Quando lo vedo glielo dico. Come sono i tuoi precedenti? Puliti, cristallini, come la mia coscienza. Ma che mi pigli per il culo? Qui arriva sempre qualcuno che vuol fare il furbo. Se sei venuto a pigliarmi per il culo, ti mando a quel paese subito, subito, chiaro? Mi scusi, non volevo offenderla. Fisico? A posto. Età? 26. Scuole fatte? Insomma, un po' alla buona. Ehi, Harvey. Servizio militare? L'ho fatto, sono stato congedato nel maggio 1963. Nell'esercito? Marines. Anch'io l'ho fatto nei Marines. Dai, dilla tutta. Cerchi un lavoro extra? Hai debiti? No, è che non riesco a dormire. Non ho debiti. Vabbè. Riempi questi moduli e presentati qui domani, al cambio dei turni. Allora io vado, eh? Sì, ma passa dalla 58esima strada, perché c'è un ingorgo alla 57esima. Ehi, che aspetti tu? Devo fare il rifornimento, no? Andiamo, andiamo! Che stai aspettando ancora? Muoviti! Macchina 303, conducente venga qui in ufficio. Grazie al cielo è venuta la pioggia. È servita a ripulire un po' le strade dall'immondizia che si era monticchiata. Lavoro tutta la notte adesso. Dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino. Certe volte anche la domenica. È una fatica, ma almeno mi tiene sempre occupato. Guadagno 300-350 alla settimana. Certe volte anche di più. Quando faccio senza tassametro. Gli animali più strani la notte, puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre. Io vado per tutta la città, lavoro a Bronx, a Brooklyn, lavoro anche ad Harlem, che è pieno di negri. Io me ne frego del colore della pelle, ma certi ci badano. Certi miei colleghi neghi non li portano. Per me non fa nessuna differenza. Per piacere, angolo della 48esima con la 7esima.